Ciao a tutti e bentrovati come sempre. In questo video vi mostrerò come è costituito un impianto del vuoto, meglio conosciuto come degassatore, e quali sono i principi che ne regolano il funzionamento, perché soltanto con la conoscenza di questi principi si potrà sfruttare l'impianto al massimo delle sue potenzialità e non soltanto per rimuovere le bolle dalla resina. L'impianto è semplice e questo sul banco è composto da due parti principali. Una pompa del vuoto che farà la parte aspirante e una camera del vuoto. Collegati tra di loro con questo tubicino che consentirà lo scambio di flussi d'aria, delle valvoline per regolare questi flussi, un manometro per controllare la pressione all'interno della camera. Ma ora vediamo nel dettaglio come sono composte le singole parti. La pompa di aspirazione o pompa del vuoto non è altro che un motore elettrico collegato ad una ventola che quando gira aspira aria. Possiede un tasto per l'accensione e lo spegnimento, un cavo per l'alimentazione ed uno snodo su cui andremo ad innestare il tubo che ci collegherà alla camera del vuoto. In commercio ne esistono varie versioni, piccole, grandi, di varie potenze e di varie specifiche, il tutto per andare incontro alle esigenze di ogni persona. Tutte queste pompe necessitano di lavorare a bagno d'olio, sia per tenere sotto controllo la temperatura che per lubrificare i vari ingranaggi quando la pompa è accesa. È una cosa importante tant'è che ogni marca dota le proprie pompe di adesivi che avvisano il cliente di inserire l'olio prima dell'uso e di finestrelle di ispezione per controllare sia il livello dell'olio che se l'olio è da sostituire. Non si vede perché l'olio che è da sostituire diventa opaco e perde le caratteristiche di lubrificazione iniziale. La camera del vuoto invece non è altro che un contenitore costruito con criteri di robustezza molto elevati. Questo perché le sollecitazioni meccaniche deve sopportare sono davvero molto forti. Possiede un coperchio per facilitare l'inserimento e la rimozione delle cose che vogliamo mettere sotto vuoto e un gruppo valvole comprendente la norma. Con le valvole è possibile regolare il flusso d'aria verso l'interno o verso l'esterno, mentre col manometro è sempre possibile controllare la pressione interna alla camera. Ne esistono anche qui di varie forme e varie dimensioni in base alle esigenze di ogni persona. Il funzionamento meccanico dell'impianto è molto semplice. Dopo aver collegato la pompa alla camera tramite questo tubetto, per creare il vuoto basterà azionare le apposite manopole sul gruppo per direzionare l'aria all'interno della camera verso la pompa quando questa viene accesa. Il gruppo valvole non è altro che uno snodo che ci permette di mettere in comunicazione l'aria all'interno della camera o con l'ambiente esterno o con la pompa di aspirazione. Tra le due parti del gruppo, quella che dà verso la pompa di aspirazione solitamente presenta una parte fatta apposta per essere inserita nel tubo. Dall'altra parte può non esserci niente oppure può presentare, come in questo caso, un assembramento, un gruppetto di palline metalliche che non sono altro che il sistema per rimuovere l'umidità dall'aria quando questa viene aspirata dalla camera del vuoto. Come facciamo a sapere quando le valvole sono aperte o chiuse? Basta osservarle. Quando l'asse della manopola è parallela all'asse del tubo della struttura su cui poggia, allora la valvola è aperta. Quando invece la valvola è posizionata a 90 gradi rispetto all'asse del tubo, allora la valvola è chiusa. Quando vogliamo aspirare l'aria all'interno della camera bisognerà posizionare le manopole in queste posizioni, ovvero dovremo tenere aperta la valvola che dà verso la pompa e chiusa quella che dà verso l'ambiente esterno, in modo tale che l'unica aria che la pompa riuscirà a risucchiare sarà quella all'interno della camera. Se noi dovessimo tenere aperta la valvola che dà verso l'ambiente esterno, quando la pompa aspirerà, chiaramente non aspirerà più l'aria all'interno della camera, ma aspirerà quella che verrà dall'ambiente esterno. Quindi la posizione corretta è questa. Aspirata tutta l'aria della camera, potremmo continuare a mantenere una condizione di vuoto all'interno, chiudendo anche la valvola che dà in direzione della pompa di aspirazione, ovviamente spegnendo anche quest'ultima. In questa condizione continuerà ad esistere una depressione interna alla camera che continuerà ad agire e lavorare sulla resina o sul pezzo che noi abbiamo inserito all'interno. Con la camera sotto vuoto sarà impossibile sollevare il coperchio. Per poterlo sollevare dovremo ripristinare la pressione interna facendo entrare aria dall'ambiente esterno, aprendo l'apposita valvola, proprio così. Ma veniamo adesso alla domanda cardine su cui ruota tutto questo tutorial. Perché creare una depressione all'interno della camera del vuoto? Perché togliere l'aria da dentro? Per rispondere a questa domanda bisogna avere chiaro il concetto di pressione atmosferica.
La pressione atmosferica non è altro che il peso dell'atmosfera, il peso dell'aria, suddiviso in maniera equa e omogenea su ogni superficie raggiungibile. Noi sulla pelle non la percepiamo, ma è presente e determina il volume dei gas. Più pressione c'è e più il volume dei gas si riduce, meno pressione c'è e più il volume dei gas si espande. Ecco quindi che la risposta alla domanda iniziale è che noi creiamo vuoto all'interno della camera per espandere gas all'interno di essa. Vediamo adesso come funziona con l'ausilio di un palloncino. Settiamo la macchina come abbiamo appena imparato. Allora, prima cosa rimuovere il tappino dal quale fuoriuscirà l'aria risucchiata dalla camera del vuoto. Apriamo il passaggio dell'aria verso la pompa, chiudiamo quello verso l'esterno. Alziamo il tappo, inseriamo il nostro palloncino semivuoto all'interno e riposizioniamo il tappo. Non ci resta a questo punto che azionare la pompa e aspirare l'aria all'interno della camera di vuoto. Come vedete, mano a mano che l'aria viene rimossa dalla camera, i gas contenuti all'interno del palloncino si espandono. Prima il palloncino occupava solo una piccola porzione sul fondo della camera, adesso come vedete il palloncino sta occupando abbondantemente quasi tutto lo spazio all'interno della camera del vuoto e continua a espandersi. A questo punto credo che sia visibile l'espansione del gas, quindi chiudo la fuoriuscita d'aria dalla camera. Per ripristinare il palloncino, quindi per riportare tutto alle dimensioni originarie, sarà sufficiente far entrare l'aria dall'esterno della camera per ripristinare la pressione. Come vedete, man mano che entra l'aria, il volume dei gas contenuti nel palloncino si riportano alle dimensioni originarie. Ecco fatto. In conclusione, come possiamo quindi sfruttare il nostro impianto per rimuovere le bolle della resina epossidica? La risposta è semplice. Basterà inserire la resina all'interno della camera del vuoto ed aspirare l'aria. Le bollicine contenute all'interno della resina si comporteranno esattamente come il palloncino che abbiamo appena visto, ovvero si espanderanno e abbandoneranno la resina velocemente, nel giro di pochi secondi. Adesso vi mostrerò quello che succede alla resina quando questa viene degassata. Ho preparato una quantità di resina sufficiente a riempire metà di questo bicchierino. A vista la resina non presenta bolle di alcun tipo, però le bolle ci sono microscopiche, invisibili ad occhio nudo, ma ci sono quelle che si creano per la reazione chimica dell'unione dei due componenti che costituiscono la resina epossidica. Queste bollicine ora non si vedono, ma sono quelle che appaiono poi per magia il giorno successivo quando andiamo spesso a rimuovere la nostra creazione dallo stampo.
Queste bollicine ora non si vedono, ma quando la resina raggiungerà il suo pot life, quindi alzerà la sua temperatura, le microbollicine si espanderanno leggermente per effetto del surriscaldamento. Adesso vi faccio vedere cosa succede quando andiamo a inserire questa resina all'interno della camera del vuoto e accendiamo la pompa. Allora, per evitare di sporcare la base della nostra pompa, inserirò il contenitore in una vaschetta contenitore. Ok, messa sul fondo, coperchio e accendiamo la macchina. Come avete potuto vedere, il livello delle bolle è salito fino al bordo del bicchierino durante l'estrazione d'aria. A un certo punto poi le bolle sono scese, il grosso delle bolle è uscito e la resina si è ristabilizzata giù a basso nel bicchiere. E il mio consiglio operativo è di utilizzare la resina quando siamo a questo punto, perché il grosso delle bolle è uscito. Se si aspetta di rimuovere completamente tutte le bolle, i tempi si allungheranno. Per quanto riguarda la mia esperienza, la resina a questo stadio già non presenta più bolle durante la polimerizzazione. Adesso io reintrodurrò l'aria, quindi la pressione atmosferica, all'interno della camera del vuoto e vedrete che le poche bolle rimaste si rimpiccioliranno fino a scomparire. Ecco fatto, la nostra resina è pronta. Passiamo adesso a qualche consiglio tecnico-operativo che ci può aiutare nella scelta del nostro impianto. Per quanto concerne la pompa di aspirazione, come già detto, ne esistono vari tipi in commercio. I criteri per la sua scelta sono praticamente tutti legati al fattore tempo, sia il tempo che abbiamo noi a disposizione per operare durante l'arco della giornata, sia il tempo che abbiamo a disposizione dettato da il materiale che noi dobbiamo degassare. Vedi ad esempio delle resine che impiegano pochissimo tempo prima di iniziare ad indurire. Più si alza il wattaggio e la coppia di una pompa di aspirazione, meno tempo questa impiegherà per estrarre tutta l'aria da una camera del vuoto. Quindi per la vostra scelta tenete in considerazione che ci sono pompe che impiegano 20-25 minuti per completare tutta l'estrazione e pompe che ne impiegano massimo 2 o 3. I criteri per la scelta di una camera del vuoto invece sono prettamente legati alla sua capienza ed ogni persona sa quanta resina ha intenzione di degassare in un singolo momento e farà la sua scelta di conseguenza. Quello che mi sento di consigliare è di preferire una camera del vuoto che si sviluppa in altezza rispetto alla larghezza. Questo perché quando noi andiamo a inserire della resina in un contenitore all'interno della camera, la resina sottovuoto tenderà a aumentare il proprio volume, a bollire, a friggere, a comportarsi esattamente come fa il latte quando viene lasciato troppi minuti sul fuoco. Se la camera del vuoto fosse troppo bassa, i contenitori della resina sarebbero in proporzione più bassi. Ne conseguirebbe che la resina straripperebbe a ogni accensione di pompa. Questo comporterebbe perdita di tempo per la pulizia della camera del vuoto e spreco di materiale. Ed eccoci giunti anche alla fine di questo tutorial. Spero che il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto, mi raccomando, non dimenticate di mettermi un like. Se lo avete trovato interessante, iscrivetevi al canale perché farò altri video di questo tipo.
E se invece non avete capito qualcosa oppure volete approfondire qualche argomento che vi può aiutare nella scelta oppure nell'utilizzo dell'impianto, scrivetemi qua sotto nei commenti e non mancherò di rispondere il prima possibile. Ciao, al prossimo tutorial!